E bella a tutti ragazzi, benvenuti nel mio canale, qui il vostro Flaty e ragazzuoli miei. Oggi ci troviamo in questo nuovo video dove vi parlerò dei 5 FPS, i migliori 5 FPS del momento, secondo me. Sono giochetti ragazzi, tutti gratuiti, alcuni sono su Steam, altri no, però comunque sia, in descrizione troverete tutti i link per i vari giochi e niente ragazzuoli, buona visione e spero che questo video vi piaccia. E ragazzuoli, al posto numero 5, quello che abbiamo è Point Blank. Praticamente, per quelli che non lo sanno, Point Blank è un FPS, si può scaricare tramite internet, non serve Steam o altri programmi simili. Lo scarichi, ti registri e giochi. Ci sono tantissimi fattori che lo rendono un bel gioco, però allo stesso tempo ha alcune caratteristiche pay to win. Quindi ragazzuoli, se non volete spenderci ogni tanto, questo non è il gioco per voi. Per carità, si può giocare anche non spendendo, però il gioco ti invoglia a spendere qualche soldo. È divertente, ha delle meccaniche di gioco uniche che secondo me sono molto carini a giocare per quelli che mi conoscono da molto tempo. I primi 2 anni di YouTube ho giocato soltanto a questo gioco. Quindi, ragazzuoli, niente. Questo è tutto di Point Blank. Spero che vi possa piacere e troverete il link per il download in descrizione. Allora, ragazzuoli, come gioco numero 4 abbiamo Combat Arms. Combat Arms è un free to play, sempre come Point Blank, scaricabile da Steam questa volta. Lascerò il link in descrizione per Steam. E in più, ragazzuoli, lascerò anche Steam Charts, che è un programmino che vi permette, non più, non un programmino, ma un sito che vi permette di vedere l'utenza che gioca i vari giochi. In questo modo potrete vedere quanti giocatori ci sono su Combat Arms e eventuali altri giochi che potreste giocare su Steam. Ragazzuoli, allora, che cosa dire? Combat Arms è un bel gioco. È un giochetto vecchio che è stato ritrasformato sotto la versione Reloaded su Steam. C'è anche la versione Classic che si può scaricare direttamente da internet. Troverete il link in descrizione anche per quella. E niente, ragazzuoli, come vedete è un gioco semplice. Ti fai la classe, giochi, uccidi. Adesso hanno implementato alcune meccaniche carine, quindi ragazzuoli miei, secondo me è un gioco che dovreste provarlo. E proseguiamo con il prossimo titolo. Allora, ragazzuoli, il prossimo titolo è Crossfire. È un free to play, è molto carino, è molto simile a CSGO, ha le stesse meccaniche, la K spacca i culi, la K è bellissima, mi raccomando, provatela. Troverete anche altri video sul mio canale di Crossfire, quindi se volete iscrivetevi e andate a dare un'occhiata anche agli altri video. Lo porto anche in streaming su Twitch, quindi troverete anche il mio canale Twitch in descrizione. Mi raccomando, a 50 follower farò un giveaway di 10 giochi gratuiti su Steam, quindi ragazzi, non ve lo perdete. E niente, che altro dire ragazzi, questo è tutto per il titolo numero 3, è carino, provatelo. Ok ragazzuoli, per il titolo numero 2, per il silver, praticamente abbiamo CSGO. CSGO ragazzi, per quelli che non lo sanno, è diventato free to play circa l'anno scorso. No, oddio, non so se l'anno scorso, però comunque qualche mese fa. Di conseguenza, è veramente carino come titolo. C'è un problema con i vari cittoni, da quel che ho capito. Ci vuole un po' di tempo per poter giocare alle ranked. Di conseguenza, ho deciso di metterlo al posto numero 2. Io ho il gioco premium e non riscontro questi problemi, però da quel che ho letto su internet e in giro per Reddit, l'esperienza non è il 100% perfetta. Però comunque sia, CSGO e CSGO. Mi raccomando, provatelo. Sta su Steam, gratis, meglio di così. Troverete sempre la quantità di giocatori che lo gioca giù sotto in descrizione su Steam Charts. Allora, ragazzuoli, come ultimo titolo, che è stato un titolo che ho giocato abbastanza nell'ultimo periodo, troveremo PUBG Lite. PUBG Lite, ragazzuoli, è una versione molto più leggera, free to play di PlayerUnknown Battlegrounds, detto anche PUBG. Troverete il link in descrizione su come scaricarlo. È un video che ho fatto io e ragazzuoli miei, che cosa dire?
È un PUBG gratuito, sta leggermente indietro come versione, quindi alcune le armi o altri aggiornamenti escono un po' in ritardo, però comunque sia, per essere un free to play e per essere uguale identico a PUBG, con una grafica più leggera che la maggior parte dei computer riescono a reggere, vale la pena provarlo. E ragazzuoli, spero che questo video vi sia piaciuto, questo è tutto per il nostro top 5 giochi gratuiti Steam e non. Ragazzoni miei, io mi sono divertito un sacco a fare questo video, quindi spero che anche a voi vi sia piaciuto. Spero che vi ho dato qualche idea su quale gioco giocare. E niente, ragazzuoli, se il video vi è piaciuto, droppate like, commentate, scrivetemi secondo voi qual è il miglior gioco tra tutti. E niente, ragazzuoli, ci vedremo prestissimo con un'altra live, un altro video. Twitch in descrizione.